Questa strada qua nasce che praticamente si sono presi il vizio e la brutta abitudine, la cattiva abitudine, che gli ho sempre messa a posto io. Tutte le alluvioni che sono venute nel passato gliele ho messa a posto io con i miei soldi, adesso praticamente loro vogliono che continuiamo a fare questa storia qua fin tanto che campo. Mi sembra una cosa che bisogna dargli un taglio e che ognuno paghi col suo portafoglio. Io non dico che non voglio pagare di nuovo anche adesso, quello che mi spetta devo pagare, non che io pago per tutti. Ovviamente la Regione ha poca voce in capitolo, non essendo organismo di indagine giurisdizionale, men che meno essendo chiamata a dover dare giudizi in questo senso. Ci sono altre istituzioni della Repubblica, dalle questure alle prefetture ai tribunali, che dovranno fare luce sulle varie vicende che si sono susseguite in questi anni. Per quanto ci riguarda, volevamo manifestare la nostra vicinanza istituzionale al tema della legalità, che è ovviamente molto sentito, di cui non bisogna mai dimenticarsi, anzi non bisogna mai abbassare la guardia. Questo lo facciamo negli osservatori permanenti che esistono, a cui partecipa l'assessore Viale, nonché vicepresidente, che era appunto presente all'incontro. Per quanto ci riguarda invece le questioni più morfologiche legate alla possibilità di esercizio di impresa, alla messa in sicurezza di quell'area di territorio, al rifacimento di una strada che è una strada vicinale, anche su questa non abbiamo particolari competenze, però esiste un procedimento di protezione civile che è in corso di svolgimento, legato alle somme urgenze per l'ultima alluvione. Come abbiamo appurato con l'assessore Gianpedrone, questo procedimento è stato adeguatamente finanziato. Adesso spetta al Comune rapidamente bandire i bandi di gara perché i lavori vengano eseguiti, e su questo ci siamo impegnati ovviamente non soltanto a vigilare con la nostra struttura commissariale, che è cosa assolutamente dovuta a prescindere dal caso di specie, ma se necessario nei prossimi giorni anche in qualche modo a farci promotore di un momento di confronto e di regia pubblica col sindaco e con le altre istituzioni della ex provincia di Savona interessate alla difesa del suolo, per vedere di inquadrare meglio i tempi e lo svolgimento di questa pratica, che ripeto, nel suo complesso è una pratica molto lunga. Nello specifico, per quanto riguarda la protezione civile, ci interessa direttamente, in senso che gestiamo finanziamenti governativi sul tema. Per quanto riguarda ovviamente la legalità, il contrasto alla criminalità organizzata, le eventuali contiguità di sistema che possano esserci o emergere, ci auguriamo come Regione Liguria che venga fatta al massimo della chiarezza e col massimo rigore, perché non bisogna mai abbassare la guardia, soprattutto in una regione come la Liguria, dove fenomeni di questo tipo sono sempre stati presenti e che al momento, come dire, devono essere continuamente vigilati e monitorati con grande attenzione. E ovviamente però questo è un tema che ci compete solamente come osservatorio e non come autorità pubblica preposta.